anche Arezzo celebra la giornata della memoria, giorno in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto. Era infatti il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche liberarono il campo di sterminio di Auschwitz, portando così alla luce l'indicibile crudeltà nazifascista. È il momento della memoria, quindi cercare di riportare avanti negli anni, soprattutto le nuove generazioni, quello che tragicamente è avvenuto tanti anni fa, proprio perché piano piano purtroppo i testimoni se ne vanno ed è fondamentale non dimenticare. Le commemorazioni cittadine come sempre hanno preso avvio al cimitero degli ebrei con la deposizione di una corona d'alloro. Mai più gli orrori che i nostri padri hanno visto, ma che durano ancora oggi, perché ci sono altre parti del mondo dove la gente muore e nessuno fa niente per aiutarli. Guai se si dimentica, perché si dà spazio a nuova barbarie. Le commemorazioni poi sono proseguite al Teatro Petrarca per la cerimonia organizzata dalla Prefettura, dal Comune e dalla Fondazione Guido d'Arezzo. È importante, anzi è fondamentale, trasmettere questo messaggio, che questi fatti, questi eventi, queste tragedie, l'orrore non debba più ripetersi. Protagonisti come sempre i più giovani, gli studenti degli istituti scolastici aretini, portavoce delle esperienze maturate in seno alla loro partecipazione al treno della memoria, viaggio diretto ad Auschwitz che la regione toscana organizza dal 2002. Siamo abituati a sentire e a parlare di questa esperienza, però la realtà dei fatti è molto più cruda e anche si prova a volte pianto, tristezza, proprio perché è una condizione, quella di Auschwitz, così disumana che non si può raccontarla a parole, perché è troppo dolorosa come esperienza. I resti di capelli, un mucchio di occhiali, 110.000 scarpe, 3.800 valigie, 12.000 pentole e altri oggetti. Si possono vedere anche disegni dei deportati. I carnefici nazisti non avevano nessuna pietà, nemmeno dei neonati. Sono esposti alcuni dei vestiti di bambini deportati e uccisi da Auschwitz. Si può immaginare la vita, entri dentro, vedi i letti dei bambini, condizioni davvero disumane che non potevano, cioè, dire di sopravvivere, impossibile. Dopo aver consegnato tutti i propri averi, i deportati fortunatamente erano riusciti a passare la prima selezione, erano costretti a spogliarsi e almeno di loro erano consegnati uno speciale uniforme, un leggerissimo pigiama a righe e zoccoli di legno. E poi venivano schedati con un numero di matricola, tatuato sul braccio sinistro. Da quel momento perdevano la loro identità.